3 punti per chiudere il campionato da una parte, 3 per inseguire la salvezza dall'altra. L'Heracles di fronte all'Accademia Sport, Heracles che insegue il sogno del secondo campionato vinto in altrettante stagioni, il doppio salto verso una Serie C1 che sembra veramente ad un passo. C'è da superare questo ostacolo che renderebbe vani i tentativi delle inseguitrici. A prescindere dai propri risultati, allora un saluto da parte di Luca Masiello e con le riprese di Giuseppe Capuano andiamo a dare immediatamente le formazioni di questo confronto. Accademia Sport che schiera il roster composto dal numero 1 Saccucci, numero 4 Santone, numero 8 Di Leo, numero 12 San Marco, 18 Mosca, 19 Sacchetti, numero 20 Patanè, numero 21 Viglianti, numero 22 Poli, allenatore Antici. Dall'altra parte Heracles che si schiera con Angelo Petrella in porta, numero 2 Conte, numero 5 Ferraro, numero 6 Treglia, numero 7 Cardillo, numero 10 Amendola, numero 11 Corona, numero 12 Bisecco, numero 17 Monaco, numero 18 Mella, numero 23 Paolo Petrella e numero 27 Michele Corrente. Sta per iniziare la contesa con il primo pallone che sarà gestito dal Heracles in tenuta completa Amaranto, mentre l'Accademia Sport giocherà in maglia verde e pantaloncini neri. Primo pallone che sta per essere accordato dal signor Vizzaccaro di Cassino, l'arbitro designato per questa sfida di capitale importanza per entrambe le contendenti, sfida che sulla carta potrebbe avere già un esito pressoché scontato, ma bisogna giocarle queste partite. Allora il primo pallone dell'Heracles, Heracles che in questa stagione è imbattuto in casa dove è stato fermato appena per 2 volte sul pari, per il resto solo vittorie, solo soddisfazioni. Intanto recupera il pallone Corona, la sfera che ruota ancora, Accademia Sport che cerca di non concedere spazi. Allora il primo spunto è quello di Francesco Bisecco, deviazione in fallo laterale, ora poi il tentativo da parte di Mella che va all'indietro. Bisecco punta un avversario, il secondo spazza via e c'è il calcio di punizione accordato in favore degli ospiti. Accademia Sport che arriva da 9 sconfitte consecutive, 10 nelle ultime 11 gare, le 11 gare del girone di ritorno che hanno portato appena 3 punti alla formazione ospite, che ne ha conquistati appena altrettanti lontano dalle mura amiche, solamente la vittoria in casa del Cassio Club in stagione. E intanto un altro pallone perso qui con l'uscita disperata del numero 1 Saccucci. Riesce a tenere una situazione potenzialmente pericolosa. Accademia Sport che riparte, ma è subito un Heracles arrembante quando non sono passati neanche 2 minuti dal fischio d'inizio. E un altro pallone che finisce in fallo laterale. Ad incaricarsi della battuta Daniele Sacchetti, che cede il pallone a Mosca, un pressing Corona. Ancora Mella a pressare e mettere pressione. Ora prova col rinvio lungo con le mani l'Accademia Sport, ma la palla è immediatamente recuperata dallo Scauri. Corona, il grande gioco, si presenta davanti al portiere quasi, perché c'è la chiusura di Sacchetti, ma buon gioco di gambe quello di Corona che aspetta Bisecco. Il tiro non riesce, Mella chiuso da Sacchetti, angolo battuto rapidamente, ancora Corona, si torna nella propria metà campo per l'Heracles. Allora Conte scambia con Bisecco, ancora Corona, Bisecco, Corona si accentra, riceve il pallone e il portiere mette un rammendo fondamentale
per quella che è forse la prima occasione della sfida. Ancora Heracles, giocata di Corona, e qui poi c'è il fallo di mani di Sacchetti. Forse, vediamo, la palla forse è uscita. Sì, è fallo laterale. Corona per Bisecco, il tiro, la deviazione ancora una volta. Un Heracles che cerca di schiacciare gli avversari e non dargli possibilità di uscire da questa apnea iniziale. Poi irregolare qui la battuta da parte di Corona. Allora Saccucci va da Sacchetti, poi deve cavarsela in qualche modo Patanè, che poi subisce fallo. C'è l'intervento di Conte che poi protesta, ma è subito Accademia Sport ancora. Lancio profondo, Petrella non ha alcun problema a raccogliere. E subito Heracles, Bisecco poi incespica un po' Corona, ma si apre una buona occasione per Conte, che viene chiuso in qualche modo. Una Accademia Sport molto fredda nella gestione di questo ripiegamento difensivo. Poi un tiro senza troppe pretese. Trilla va a recuperare quando siamo quasi al quinto minuto di gioco, sempre 0-0. Conte per Mella, che subisce la perdita del pallone, poi il tiro fiacco tra le mani di Petrella. Conte viene incontro Corona, che quasi vuole scambiare e chiudere il triangolo col compagno, non riesce. Ora è schiacciato l'Heracles, che deve trovare il modo di uscire col pallone tra i piedi dalla propria metà campo, non ci riesce. Accademia Sport ancora al pallone in mezzo, poi Bisecco per Corona. Corona salta un avversario e c'è il calcio di punizione, chiede scusa Mosca. Due falli per squadra dopo 5 minuti e 30 secondi. Barriera di due uomini. Con una situazione che tarda a riprendersi, l'arbitro va verso la panca degli ospiti. Viene segnalato qualcosa, forse. Nella distinta probabilmente. Vengono aggiunti probabilmente due giocatori alla distinta, probabilmente arrivati in ritardo. Distinta che era già stata compilata e dunque si dovrebbe ripartire. Dunque 0-0, ancora Heracles in mezzo, il tiro e ci mette il piedone qui Saccucci. Bravissimo a tenere la posizione e a riuscire ad avere la forza di deviare questo pallone. Pallone ora recuperato ancora all'Heracles, che ha spazio con Conte. Conte che cambia lato, Corona dribbla un avversario, poi allarga la cannonata alla distanza di Bisecco. Forse una deviazione. E infatti c'è il calcio d'angolo. Sette minuti e 30, ancora Heracles avanti, pallone in mezzo, il tiro di Bisecco che prova a prendere il tempo all'avversario. Rimessa laterale ancora per gli Amaranto, che scambiano di prima. Conte però è chiuso e Saccucci non ha problemi in presa bassa. Mosca prova l'incursione, ma il pallone in mezzo, Corona ci mette un rammendo, c'era Patanè
pronto a spingere dentro questo pallone. Heracles che deve uscire alla propria zona difensiva, Corona fa carambolare sul giocatore avversario, poi una grande occasione, un'occasionissima che porta al tiro Santone, ma in qualche modo a Petrella battuto arriva la chiusura provvidenziale dell'Heracles, che non ha mai rischiato in partita così tanto quest'oggi, ma ha rischiato seriamente di andare sotto. Ora perde un altro pallone Mella, interviene regolarmente, poi c'è il fallo probabilmente di Patanè. Ha qualcosa da dire all'arbitro, l'arbitro che ha qualcosa da dire a lui. Corona per Bisecco, allarga ancora per il proprio capitano Bisecco, Corona si allunga questo pallone che non viene toccato e allora è rimessa per il portiere ospite, che carica il rilancio, trova solo la testa di Conte, poi Mella va all'indietro verso Petrella, una serie di movimenti, Corona spalle alla porta avversaria, situazione pericolosa, poi Mella ancora a cercare di far salire su e non riesce, ma viene sbilanciato fallosamente e dunque c'è un altro calcio di punizione. Quando scocca in questo istante il decimo minuto di gioco, 0-0, partita di grande interesse soprattutto per Anzio, impegnato contro la Virtus Latina Scalo in un impegno certamente non semplicissimo sulla carta, ma deve provarci e sperare che da questa attenta struttura del Pala Borrelli arrivino buone notizie. Heracles che invece sta facendo di tutto per trovare il gol, spacca partita senza però trovare troppe imperfezioni, una difesa dell'Accademia Sport che finora sta facendo il suo dovere. Corona, il pressing alto di Mosca che cade a terra, prende un colpo, forse una manata, fatto sta che resta a terra. Pronto a rialzarsi una volta andato via il dolore susseguente al colpo. Non c'è il fallo, c'è solo la palla scodellata e dunque che verrà restituita da Patanè all'Heracles. Conte, Secco, è entrato intanto corrente, Corona con un lancio profondo fa risalire i suoi, ma è ancora Accademia Sport che non riesce forse a tenere in campo questo pallone, era sbilanciato l'Heracles. Bisecco morbido a cercare corrente che poi se la allunga troppo. Saccucci, ancora pressing alto dell'Heracles, però ne esce bene Sacchetti, poi il tiro di Bisecco finisce alto, dodicesimo minuto, ancora polveri bagnate, non riescono le due squadre a metterla dentro. Heracles che in casa il rendimento migliore di tutti, 10 vittorie e 2 pareggi in 12 incontri, 32 punti, uno in più della Virtus Fondi che è quella che tra le mura amiche ha fatto il secondo miglior risultato del girone. Intanto ora però cincischia un po' troppo Sacchetti e la rimessa è per l'Heracles. Conte, corrente, gli viene toccato il pallone ma l'ultimo tocco è il suo.
Accademia Sport penultima difesa del girone, 121 le reti incassate finora. Intanto qui intervento ruvido di Corona, inevitabile qui il fischio arbitrale, evidente l'infrazione. Sul pallone Patanè. Barriera 2 con Corrente Corona. Corrente va via, resta solo il capitano di casa. Patanè mette nel mirino la porta, parte la cannonata, deviazione della barriera, calcio d'angolo, uno dei primi dell'Accademia Sport in questa gara. Il pallone che arriva ancora a Patanè, chiuso da Bisecco. C'è Viglianti pronto a ricevere, chiede la distanza Patanè. Prova il tiro direttamente, deviazione ed è calcio d'angolo. Ancora un tiro, ancora una deviazione, poi ci prova Sacchetti, buono il tentativo. Ancora Accademia Sport in possesso, ha alzato un po' il baricentro la formazione ospite. È un pallone buttato nel nulla. Lo siamo al 15° minuto di questo primo tempo. Cardillo per Bisecco, poi Corrente, Cardillo, ancora Bisecco. Riceve Conte, che si trova più avanzato ora. Corrente. Ancora Conte. C'è Cardillo chiuso, aveva tentato il servizio per il compagno, ma non c'è riuscito. Ora si trova verso la propria porta e allora scarica ancora su Bisecco. Cardillo, Corrente. Cerca di ragionare l'Heracles. Pallone ancora per Cardillo, largo, riceve Corrente in mezzo, poi ancora Cardillo, portiere a chiudere lo specchio, c'è Bisecco fuori, sbaglia il dribbling, è anche fortunato sul rimpallo, poi in qualche modo il gioco che prosegue e il pallone è ospite. Si era un po' animata l'azione. Pallone lunghissimo, non ci può arrivare Santone. Mentre Corrente rimasto alto, si lamenta un po' con lo sguardo per un pallone non proprio precisissimo. Ora Viglianti tutto solo, perde palle, ancora Heracles allora. Il gioco di Cardillo che salta netto. Sacchetti che fa cenno all'arbitro che non l'ha toccato l'arbitro, però è di diverso avviso. Allora calcio di punizione praticamente da centrocampo. E occhio al conto falli che si sta alzando. Siamo al quarto per gli ospiti. Tre ne ha commessi l'Heracles. Barriera due uomini. Bisecco sul pallone. Resta il solo Poli in barriera, parte Bisecco, il tocco è morbido per Cardillo, preferisce fraseggiare l'Heracles. Bisecco si ritaglia lo spazio e poi c'è il gol di Corrente, 1-0 Heracles. Rete
che è stata di Conte, sì, numero 2. Rete di Conte che sblocca il punteggio e c'è dunque un Heracles che va in vantaggio al 18° minuto. Il tiro di Bisecco ha coronato un'azione partita da una punizione che invece di essere battuta di potenza è stata ragionata e ha portato all'esito migliore possibile per i padroni di casa. Intanto c'è il time out, dunque tutto fermo, 1-0 Accademia Sport, che deve fare attenzione ora a cercare di rientrare in partita il prima possibile se vuole non perdere di vista quella che è una partita finora comunque giocata a viso aperto da entrambe le squadre, tutto sommato equilibrata. Naturalmente c'è di fronte la prima della classe in casa della capolista, non si può sbagliare pressoché nulla. Heracles che con questa vittoria virtualmente sarebbe campione del girone, ma manca ancora un po' in questo primo tempo e tutta la ripresa. Con un punto arriverebbe comunque un verdetto, ovvero la certezza di finire almeno al secondo posto in virtù degli scontri diretti favorevoli per somma di gol nei confronti della Virtus Fondi, attuale terza forza del campionato. Dunque si riparte con il tabellone che dice che l'Accademia Sport ha esaurito i falli a propria disposizione e si dovrebbe ripartire nel momento in cui verrà battuto il pallone, e si riparte dunque. Fine del time out ed è riordinato in qualche modo. Patanè per Sacchetti, lancio profondo, Viglianti preso alla sprovvista e Cardillo esce vincente, poi Corona quasi blocca il pallone in favore di Sacchetti. Accademia Sport che può cercare l'incursione solitaria da parte di Poli che non arriva, e ancora Heracles che ora cerca di battere il ferro finché è caldo, cercando di incrementare il proprio vantaggio in vista di un intervallo. Sarebbe molto importante raggiungere in situazione migliore di quella già positiva attuale. Pallone intercettato, ancora Corona a cercare corrente in profondità, esce Saccucci. Deviazione. Dunque tempo che continua a scorrere. Corona per Bisecco, il tocco, poi il tiro del numero 11. Lo mangia Saccucci. Altra parte palla che finisce fuori. Petrella trova, anzi cerca corrente, a terra un giocatore dell'Accademia Sport, tutto regolare, poi c'è il fischio su Viglianti. Ancora Patanè pronto a battere questo pallone da distanza comunque importante. Parte Patanè, il tiro che non finisce tanto lontano dallo specchio della porta, una cannonata. Petrella controlla e osserva con lo sguardo, poi rientra in campo Mella. Battuta di Bisecco, il 21° minuto, ancora il tiro del numero 12, calcio d'angolo. Pallone a cercare Corona,
scarica tutta la potenza che ha nel piede, ma non trova lo specchio con questo pallone. Poi la fa scorrere Poli, in qualche modo fallo in attacco, e qui dovrebbe esserci tiro libero. Tiro libero per l'Heracles. E attenzione, perché è una grande, grandissima occasione per i padroni di casa. E c'è Bisecco sul pallone. Pronto. Bisecco contro Saccucci. Parte il numero 12 ed è 2-0. Il secondo gol arriva su tiro libero al 23° minuto e Bisecco non perdona. Si porta dunque sul doppio vantaggio all'Heracles e ora la situazione inizia a farsi meno pressante per la formazione capolista di questo girone di serie C2. Ora un pallone recuperato da Cardillo all'indietro per il numero 13. Intanto cambio fuori proprio Cardillo, rientra Conte. Corona tiene in campo il pallone. Ancora Heracles al fraseggio, Mella. Conte, Corona chiama il movimento, l'inserimento del suo compagno e poi Mella si divora un gol che sembrava fatto. E l'arbitro forse accorda il calcio d'angolo, lo ammette anche il portiere di averla toccata, e dunque miracolo del portiere. Nuova occasione, poi Accademia Sport che spazza ed è un chiaro segno di affanno da parte degli ospiti, che comunque cercano di rimanere più uniti possibile. Corona, esce addirittura Saccucci, deviazione da parte di Poli in fallo laterale. Cerca il passaggio filtrante per Mella, Corona poi va da solo, non trova la deviazione Conte. Viglianti, uomo più avanzato dell'Accademia Sport, deve aspettare i compagni che però non arrivano. Allora Viglianti si gira, chiuso da due uomini, il possesso rimane tra i suoi piedi, poi il tiro, la deviazione forse di Petrella. Sì, è calcio d'angolo. Il colpo di testa, un po' in controtempo qui Sacchetti, si trovava non esattamente nella posizione più adatta, troppo più avanti rispetto alla traiettoria del pallone, dunque rimane il 2-0 con Petrella che cerca di servire Mella. Chiude bene con un'ottima lettura Patanè. Conte, ancora Mella, salta un avversario, il portiere esce, poi rientra nell'area di competenza, afferra con le mani, non sa a chi dare il pallone, se ne deve liberare, trova Viglianti, il cui controllo non è certamente memorabile. Ultimi 4 minuti mancano al 30°. Accademia Sport che non trova ancora Spiragli, ora se ne va Corona, va da solo Corona, il tiro deviato
Azione irresistibile da parte dell'11 di casa. Poi il tiro, il miracolo di Saccucci. Che tiene i suoi sotto di due. È ancora in vita, poi a terra qui Viglianti. Intervento ruvido. Si chiariscono in qualche modo i due, l'arbitro non prende provvedimenti. Patanè, il suo pallone per il tiro dalla distanza di Sacchetti, un'Accademia Sport che non riesce a concludere da distanza ravvicinata, deve sempre ricorrere al tiro dalla distanza che però non ha impensierito Petrella più di tanto finora. Eragles prova a fare attenzione su questa situazione, poi una ripartenza che non arriva e il pallone viene accordato all'Eragles, forse proteste e forse reclamavano un fallo, un braccio sulla battuta del calcio d'angolo, rimessa che è dell'Accademia Sport, braccio che però non dovrebbe esserci stato, dovrebbe arrivare la conferma che si sia trattato di anca a quanto pare, poi un intervento falloso, vediamo, e qui è tiro libero, quindi anche l'Accademia Sport ha l'occasione per riportarsi sotto. Sul pallone ci va a Mosca, siamo quasi al 29esimo. Michele Mosca contro Angelo Petrella. Parte Mosca, il tiro, Petrella di piede. Salva tutto. Si rimane sul 2-0. È una parata che pesa questa. Finisce il primo tempo, dunque 2-0 Eragles Scauri con le reti di Conte e Bisecco. Il secondo su tiro libero che ha avuto anche Mosca proprio all'ultimo, ma l'Accademia Sport non è stata in grado di accorciare le distanze. Allora finisce qui il primo tempo, ora pausa e linea alla rete, a risentirci per il secondo tempo. E dunque tutto pronto per la ripresa delle ostilità. 2-0 Eracles sull'Accademia Sport. Il direttore di gara di Cassino sta per dare il via a questa seconda frazione. Accademia Sport che ha sulla coscienza il pesante errore su tiro libero da parte di Michele Mosca proprio all'ultimo secondo della prima frazione. Eragles che cercherà di chiudere immediatamente il conto e finire in una situazione di punteggio simile, vorrebbe dire poter dare il via alla festa per la vittoria del campionato. Bisecco, Mella, ancora Bisecco, arriva Conte, riceve ma viene preso in controtempo. Patanè pronto alla battuta del palla laterale, viene restituito il pallone, Santone, poi Viglianti, ancora Santone, il suo controllo non è dei migliori. Saccucci trova bene Patanè, il pallone però a uscire, è troppo largo, un minuto se n'è andato. Conte
Bisecco deviato, il pallone arriva a Petrella, trova Conte, scambia con Corona, ancora il numero 2 cerca di saltare un avversario, il pallone resta in qualche modo in gioco, giudizio dell'arbitro. Allora l'Heracles lo perde, ma poi Corona arpiona la sfera. Bella. Conte, ancora Corona che va sul fondo, a terra un avversario, non c'è nulla, rinvio dal fondo. Saccucci trova bene Viglianti, come al solito devono salire un po' di compagni, poi a terra qui sul fallo di Bisecco Viglianti, il direttore di gara che finora non ha estratto cartellini, sembra continuare nella sua linea. Andrea Viglianti che si rialza, dolorante. Dovrebbe farcela senza l'intervento dello staff sanitario. Allora, calcio di punizione. Pronto Patanè, pronto anche il numero 8, Daniele Di Leo, a ricevere un eventuale tocco al centro corto. Parte Di Leo il tiro, Petrella non arriva a toccare il pallone perché c'è la ribattuta di uno dei suoi. Ancora Di Leo, pressing alto di Mella. Di Leo poi, Corona dice di non averla toccata, possesso Heracles. Conte, lungo linea per Mella, la palla esce. Santone. Deviazione di Bisecco, di Conte, anzi. Accademia Sport cerca di rimanere alto per non creare presupposti all'azione dell'Heracles, però rischia di fare la frittata, poi in qualche modo portiere e difensore se la cavano. Tanto spunto di Corona in mezzo a due. Bisecco cambia lato verso Conte, all'indietro per Bisecco, si allarga Corona, Bisecco ha un po' di spazio da aggredire, si ferma all'altezza del cerchio di centrocampo, poi l'irruenza qui di Patanè, fischio arbitrale ad accordare il calcio di punizione ai padroni di casa. 4 minuti e 25 se ne sono andati in questo secondo tempo. Conte, Corona, ancora Conte, Bisecco, passeggio rapido ora in qualche modo. Bisecco tiene il possesso, la palla però esce, ultimo tocco suo. Era uscito da un groviglio di gambe due avversari. Santone per Di Leo. Patanè. All'indietro per Saccucci. Santone. Aggredito in pressing da Mella e c'è il pallone fuori. Conte, Corona, scambio col numero 2 che si litiga un po' col pallone, poi prova il tocco Mella per Corona e c'è l'Accademia Sport in attacco, la presa di Petrella a sventare tutto. Bisecco, Mella, si muove Mella, intanto Conte però non gli dà il pallone in profondità, il pallone ricevuto dal numero 20 in questo momento, ancora Corona, Conte, Corona, cerca di far ballare gli avversari l'Heracles. Bisecco arriva a raccoglierle, a raccogliere il pallone Conte.
Di secco per Corona. Mezzo per Mella, si allunga il pallone e riparte Patanè. Ha però troppi da affrontare, perde la sfera. Lo spunto di Bisecco, il pallone in mezzo, chiusura. Rimessa Heracles. Quasi al settimo minuto di gioco. A terra Mella e c'è il fischio arbitrale. Un calcio di punizione da posizione non troppo distante. Corona lascia l'incombenza ad Antonio Conte. Parte Conte, il tiro! E la palla sarebbe finita in rete se non ci fosse stata la deviazione. Intanto Accademia Sport che prosegue, si reclamava un pallone fuori qui sugli spalti, pallone che non è stato accordato e dunque occasione potenzialmente molto importante con Petrella, che però ha fatto buona guardia. Ora Bisecco quasi in caduta, riesce a tenere il possesso. Mella, Corona, poi a terra Corona, fischio arbitrale e calcio di punizione. Qui si sta incattivendo la partita. Patanè e Conte hanno qualcosa da dirsi. Bisecco per Corona, pressa alta l'Accademia. Bisecco, Conte non ci arriva, deviazione, ancora Heracles in possesso. Bisecco, Mella tiene il possesso e ha spazio per andare, il pallone messo dentro dal nulla. Mella, il 3-0 al nono minuto della ripresa. E ora per l'Accademia Sport c'è una montagna da scalare. A terra Viglianti, qui abbastanza da solo. E ora l'Heracles ha l'occasione di dilagare. Ottimo lo spunto di Mella, che ha vinto un contrasto con l'avversario. Si è presentato davanti a Saccucci e l'ha battuto con un tocco sotto, scavalcando il numero uno avversario. Intanto ci sono proteste continue, intanto Saccucci ci mette la mano, evita ulteriori problemi. Il tempo scorre, il punteggio si incrementa e l'Heracles è sempre più vicino. La vittoria del campionato, intanto Bisecco, grande giocata! A terra con Santone che si prende il cartellino giallo al decimo della ripresa. Inevitabile. Conte per Bisecco, ancora Conte, ottima l'idea, gli dà il 5 il suo compagno ma non riesce lo scambio. Patanè se ne va, Di Leo scambia con un compagno, ancora il numero 8, ne esce bene.
Adanè, contrasto vinto, poi ultimo tocco di Bisecco. Viglianti per Patanè, tiro deviato, palla che finisce in calcio d'angolo. Patanè in battuta, il tocco che porta via la portata di Santone, il pallone. Tocco ancora per gli ospiti, anzi no, per i padroni di casa. Si era buttato dentro Cardillo, che però non ha avuto opportunità di essere servito. Intanto Mella, il pallone che finisce fuori. Ancora Di Leo. Di Leo, occhio al pressing qui di Conte, altissimo Di Leo, sempre più verso la sua porta, pericolosamente riesce a far carambolare sul piede avversario il pallone. Allora rimessa dal fondo, lancio profondo, ma sul rimpallo poi Mella, serve Cardillo, il calcio d'angolo a sventare tutto, anzi no, l'ultimo tocco che è stato locale. Cardillo, no look per Conte, retropassaggio verso il numero 7, poi Ferrara appena entrato in partita. Di Leo, Patanè, sbaglia il suggerimento, Conte per Mella, ancora Conte per Cardillo, ripartenza Accademia, ma c'è il fallo, fallo numero 5. Intanto cambio del portiere con il numero 12, Alessio San Marco. Dunque cambia il portiere l'Accademia Sport. Accademia che al prossimo fallo manderà a tiro libero gli avversari, che battono in questo momento. Ferrara per Cardillo, ancora Ferrara, Mella, viene chiamato il pallone, poi ancora Mella che torna sull'avversario senza fallo. Perde il pallone, ma è ancora un'occasione. E poi la rete del 4-0. Heracles che dilaga al 15° della ripresa. C'è il 4-0, la doppietta personale di Yuri Mella. E si allarga la forbice tra i padroni di casa e gli ospiti. Accademia Sport che a questo punto dovrà cercare il tutto per tutto nell'ultima sfida, salvo cataclismi naturalmente, nell'ultima sfida in casa contro lo United Latina, anch'esso impelagato nelle zone basse, zone playout di classifica. Non è detto che vincendoli arrivi comunque il playout, stanti le regolamentazioni di scarto, ma quelli sono poi i calcoli che verranno fatti successivamente. Intanto Patanè, pallone deviato da Conte. Santone, Patanè, Sacchetti, Santone, tocca per Patanè. Accademia Sport che cerca di produrre qualcosa, va al tiro e c'è addirittura la deviazione di un giocatore ospite.
sul tiro di un suo compagno. Accademia che butta il portiere in movimento in avanti per provare il tutto per tutto, e qui però deve recuperare la posizione San Marco, perché Petrella cerca di velocizzare la situazione di battuta, deviazione, cercava di velocizzare per sorprendere il portiere nella sua operazione di ritorno tra i pali. Tanto il tempo scorre, il pallone esce in fallo laterale che è per i padroni di casa. A terra corrente che si rialza, poi c'è il tocco. Possesso per l'Heracles, intanto l'arbitro però va a redarguire Corrente. Pronto Conte, il retropassaggio, poi possesso ancora Heracles, Cardillo per Ferrara, Ferrara a cercare un compagno che non c'è e si ributta in avanti San Marco, riparte la manovra, Patanè rischia tantissimo con questo passaggio, possesso ancora ospite. Santone per Viglianti, Patanè che non può permettersi di sbagliare, margine d'errore azzerato per il numero 20 in versione ultimo uomo. Viglianti, Heracles che va a chiudere gli spazi, poi ruba un pallone e cerca di tirare Cardillo, la palla però esce. Fallo laterale sempre in zona offensiva per gli ospiti. Patanè, Viglianti, testa largo, Santone, la situazione complicata, in qualche modo prova l'aggancio il numero 4, nulla di fatto, Antici cerca di far restare alti i suoi con Corrente che può mettere all'indietro, cade a terra, c'è il fischio ed è tiro libero al 19° della ripresa. Va Corrente e rientra per l'occasione Saccucci. Anzi, va col numero 17 William Monaco. Il tiro, la traversa. Si prosegue, dunque si resta sul 4-0. A terra Santone. Calcio di punizione avanzato, dunque si resta sul 4-0, una traversa che ancora sta tremando. Santone, il tiro, Petrella, Petrella che parata, la leva dal 7, letteralmente un volo. Intanto Patanè sbaglia l'aggancio con la porta sguarnita, poi ancora un pallone perso, San Marco deve recuperare la posizione. Nove alla fine, con la partita che sembra indirizzata, e ora il fallo di Monaco.
Santone, ottimo il cambio di lato, ma non c'era Viglianti a seguire l'azione, c'è stata una deviazione. Allora ancora Accademia Sport in possesso, Patanè, Monaco su di lui, Patanè a cercare e trovare Viglianti, la girata, molto bello il gesto, ma non riesce ad andare a bersaglio. Ora Corrente, testa bassa e prova ad andare, ancora il possesso, la trattenuta abbastanza netta qui, ma accentua, trattenuta che c'era stata ma forse ha accentuato un po'. In ogni modo il tiro ancora fuori, poi San Marco, il tap-in di Ferrara per il 5-0, con cui si chiude veramente questa frazione e il time out, questa frazione di frazione. E dunque al 22esimo è Ferrara ad andare a bersaglio con un tap-in facile facile sulla ribattuta, una prima ribattuta di San Marco, e l'Heracles che quindi sembra certificare quello che tutti si attendevano, quello che qualcuno magari scaramanticamente non voleva pronunciare, ma si sta lentamente, neanche troppo, avverando. Tutto pronto per ripartire. Dunque 5-0, altro calcio d'inizio. Heracles secondo miglior attacco prima di questa giornata, con 103 reti fatte. Intanto la traversa dalla distanza, una saetta, una sassata che si spegne col brivido. Petrella scambia con Corrente, poi ultimo possesso, ultimo tocco Heracles, dunque possesso ospite, mentre l'arbitro va a parlare probabilmente per quanto riguarda qualche spettatore del pubblico presente in zona battuta. Qualcuno che sembra aver toccato addirittura il pallone, questo chiaramente non si può fare perché si va a incidere, a influire sullo svolgimento della partita. Intanto Accademia Sport ancora a tentare un tiro dalla distanza, Patanè, Corrente, Monaco. Da Monaco potrebbe andare da Petrella, rischia di perdere il pallone, Patanè se ne va bene, cade a terra e c'è il fischio. Con il calcio di punizione. Siamo quasi al 25esimo. La ripresa, intanto dentro anche Amendola. Il punto di battuta a Viglianti. Petrella che vuole avere lo specchio libero, ci mette una mano, un piede e evita di veder rompere questo clean sheet finora portato a casa per buoni 25 minuti. Intanto prova Monaco a metterci il piede, non riesce, ancora Accademia Sport, il pallone in mezzo, la deviazione
operazioni più velocizzate da parte degli ospiti, che verosimilmente non dovrebbero sbagliare praticamente nulla. Dovrebbero sperare in più di uno strafalcione difensivo di un Heracles che finora ha concesso veramente le briciole agli avversari. Sacchetti sbaglia il suggerimento. Qui l'Accademia e Heracles che cerca di andare a bersaglio dalla distanza senza trovare lo specchio. Ora intanto forse il primo errore difensivo con l'intervento a vuoto di Ferrara. E parte quasi già il countdown per una stagione che l'Heracles ha veramente dominato. Pochissimi i passaggi a vuoto. Siamo ormai a 26 e 50 secondi. Ferrara. Amendola. Si deve girare, gli viene toccato il pallone. Ancora Ferrara per Amendola. Pallone in fallo laterale. Corrente, tiro un po' sfiatato. E l'Accademia che riparte, butta il portiere in movimento in avanti. Stesso copione ormai da una decina di minuti, da quando si era andati sotto 4-0. Ora l'Heracles conduce addirittura di 5, quando mancano 2 minuti e pochi secondi alla Serie C1. Patanè. Ormai l'Heracles non ha più bisogno di andare a bersaglio, aspetta gli avversari, recupera anche questo pallone con Amendola e poi lo manda via. Intanto il pallone dell'Heracles, che però non si accorge degli avversari rimasti in avanti, perde questa grande occasione. Poi ultimo possesso, ultimo tocco Amaranto e dunque Accademia Sport per gli ultimi assalti di una partita che comunque vadano questi minuti finirà con l'apoteosi Amaranto, apoteosi dell'Heracles Cauri, una squadra che, come dicevo anche prima, ha dominato la stagione di Serie C2 da neopromossa, ha fatto la parte del leone, la parte della lepre da inseguire, non è stata ripresa. Si è portata in avanti negli scontri diretti verso Lanzio, più diretta inseguitrice, e si è ora quasi tolta la soddisfazione, o meglio ufficiosamente se l'è tolta, manca solo il triplice fischio a consacrare il tutto, di effettuare questo doppio salto. Intanto bisogna fare attenzione perché l'Accademia Sport non vuole restare senza reti segnate, mancano pochissimi secondi. Patanè, il tiro, il piede, poi ci prova ancora l'Heracles, palla che non entra nonostante la porta vuota, fuori bersaglio. Sono pochi secondi alla fine. Sacchetti fuori per Viglianti, la finta su Monaco, arriva Amendola che chiude, palla che finisce nella tribuna. Secondi che stanno per scadere, sta per scoccare l'ora X con il pallone tra i piedi di Michele Corrente. La deviazione di Patanè. E finisce qui, l'Heracles Scauri è ufficialmente campione del girone D della Serie C2 di calcio a 5, con il risultato di oggi risulta irraggiungibile, o meglio raggiungibile solo
matematicamente da Anzio, che però è fuori causa per gli scontri diretti e dovrà dunque accontentarsi, in caso di vittoria, dei playoff. Riepilogo le marcature di questo 5-0 nel primo tempo. La rete di Conte al 18° a sbloccare il punteggio su Tapin per quanto riguarda i padroni di casa. Al 23° il tiro libero di Bisecco a raddoppiare, poi sul finire di primo tempo il tiro libero per l'Accademia Sport, la più grande occasione per gli ospiti in tutta la partita, fallito con Petrella a metterci il piede. Nella ripresa la doppietta di Mella tra il 9° e il 15°, un altro tiro libero fallito, stavolta da lato Heracles con Monaco, e al 22° il tap-in del 5-0 di Ferrara. Heracles che chiude veramente nel migliore dei modi una partita dominata, una partita tosta, una partita portata a casa con 0 reti incassate. Difesa che è stata sicuramente una delle costanti di questo campionato, appena 20 le reti incassate in casa in 13 impegni, con 35 punti conquistati, un'imbattibilità interna, 11 vittorie e 2 pareggi. E ora la linea che va alle interviste del post partita. E dunque vittoria doveva essere, vittoria è stata, noi in cronaca avevamo dato quasi per scontata la vittoria del campionato, ma a quanto pare un cavillo di regolamento impedisce di festeggiare oggi. Sì, c'è questa regola così particolare che impone che se si arriva a pari punti c'è uno spareggio, nonostante noi abbiamo vinto sia andata che il ritorno con Lazio, però manca ancora una giornata, Lazio alle 5 giocherà su un campo difficile contro la Virtus Latina Scalo. E noi aspettiamo il risultato delle 5. Voi l'avevate data per scontato, noi molto di meno, perché sapevamo che oggi affrontavamo una squadra molto ben allenata, molto ben messa in campo, con tanti giovani, ma giovani di valore. Parlavo prima col mister, loro hanno molti under perché hanno il settore giovanile di livello e qui ti aiuta molto. La partita è stata difficile, il risultato 5-0 forse non rende bene l'idea. La partita è stata difficile, è stata tosta da tutti i punti di vista. Complimenti ai ragazzi perché secondo me giocando bene hanno vinto una partita importante. Forse per interpretare al meglio la gara bisognerebbe vedere quando è stata fatta la prima marcatura, ovvero dopo quasi 20 minuti, segno che vi hanno dato più di tanto filo da torcere. Sì, assolutamente, anche se c'è da dire che nei primi 20 minuti comunque abbiamo creato qualcosa di pericoloso, quindi la squadra è sempre stata bene in campo dall'inizio alla fine. Quindi siamo felici, insomma, ho parlato adesso con mister Michele Treglia e siamo felici di come abbiamo giocato oggi. A questo punto il prossimo impegno si spera non abbia peso, però chi lo sa? Questo non lo sappiamo, alle 5 ti ripeto ci sta Virtus Latina Scalo Anzio, vediamo il risultato di quella partita, comunque sia, qualunque risultato dovesse uscire fuori, noi onoreremo, come giusto che sia, fino alla fine il campionato e andremo a giocarci la nostra partita anche contro il Flora. Quel che è di ufficiale, e questo è un dato ufficiale, è che l'Heracles ha chiuso imbattuto il campionato interno, con soli 2 pareggi e tutte vittorie. Sì, diciamo abbiamo fatto come un po' anche l'anno scorso in Serie D, noi qui abbiamo perso, nella nostra storia in questi 2 anni, abbiamo perso solo la prima partita che abbiamo giocato qui, considerando che ci eravamo conosciuti praticamente 15 giorni prima, alcuni di noi si erano conosciuti 15 giorni prima. L'anno scorso la prima partita di Serie D abbiamo perso contro il Flora e dopodiché sì, tante vittorie e un paio di pareggi. Diciamo ci troviamo bene a giocare in questo campo. E quando il campo parla evidentemente dice proprio questo. Allora vediamo un poco cosa succede con l'Anzio e poi chi lo sa. Speriamo bene. E mister, una sconfitta che forse nelle proporzioni non rende giustizia alla prestazione dell'Accademia Sport. Una prestazione comunque gagliarda e a testa alta fino alla fine. Beh, penso che siano state poche le squadre che sono venute qui a Minturno a giocare a Scauri, scusate, a viso aperto. Cioè noi comunque per le nostre caratteristiche giochiamo sempre a viso aperto, avendo comunque una squadra molto giovane. Purtroppo quest'anno
Siamo arrivati sotto le feste praticamente che stavamo terzi e poi per una serie di motivazioni, colpa soprattutto di chi poi ci ha mollato fino alla fine, ci siamo trovati in questa situazione che molto probabilmente oggi retrocederemo, come è giusto che sia, perché sono 2 mesi che non ci stiamo allenando, 2 mesi comunque molto difficili, che comunque chi è rimasto ha dato tutto. Penso che oggi comunque, indifferentemente poi dal risultato, perché come dicevate voi non rispecchia, diciamo, l'andamento della partita, anche se comunque devo fare i complimenti all'Heracles, perché secondo me è stata la squadra che in questo campionato ha meritato di più, soprattutto perché tutte le partite prova a giocare, gioca sempre palla a terra, quindi grossi complimenti al mister e a tutti i ragazzi, perché ci sono squadre che tendono sempre a difendersi, ma loro comunque sono belli, comunque oggi hanno fatto 2 o 3 azioni veramente spettacolari, che comunque noi allenatori cerchiamo di lavorare tutti i giorni per raggiungere quel livello. E complimenti veramente a tutti. A noi ci rimane il rammarico, però giustamente, come purtroppo, se questo sport non ti alleni, cioè pure oggi purtroppo come ultima carta mi era rimasto il portiere di movimento, sono 3 mesi che non lo proviamo in allenamento perché siamo sempre in 4, poi giustamente i risultati non è che si possono avere zoppicando, quindi giusto così, e complimenti all'Heracles. In tutta sincerità, comunque non sembrava appunto una squadra che non si allenava da 2 mesi. La prestazione, confermo ancora una volta, è stata di carattere. Il girone di ritorno abbiamo avuto, col fatto che comunque allenavo giovanissimi allievi 3-4 anni fa, abbiamo i 2001 che sono veramente forti, oggi ce n'era solamente uno in campo perché partendo presto non li ho potuti portare, cioè oggi venivamo veramente con 3 2001 che zoppicano un pochino, ma a livello tattico, a livello di gioco fanno delle grandissime cose. Sono molte partite comunque che abbiamo giocato molto bene, e poi comunque pure oggi, se vi posso dire una cosa, alla fine è stato anche molto da parte mia, anche che sono molto rammaricato per l'annata, vedere comunque più persone della squadra avversaria che ti dicono che siamo stati la squadra che li ha messi più in difficoltà tra andata e ritorno, comunque a me mi rode perché sono retrocesso praticamente, però alla fine vuol dire che qualcosa di buono lo abbiamo fatto, quindi onore comunque ai ragazzi che sono rimasti fino in fondo, perché comunque loro non hanno assolutamente nessuna colpa di questa situazione, ma oggi è giusto così, è giusto che noi retrocediamo, è giusto che l'Heracles vince il campionato, spero vivamente che lo vinca. Ultima domanda, c'è un'ultima giornata comunque da giocare, sperando che a questo punto ci sia in palio qualcosa. Non è quello il discorso, se oggi c'è Fondi Terracina, in casa del Terracina, se Terracina vince va a 4 punti da noi, con 3 punti da giocare, noi siamo arrivati penultimi matematicamente, quindi ormai oggi per noi era decisiva, comunque dobbiamo venire qua a vincere, per avere almeno un lumicino di speranza. Però comunque della prestazione di oggi sono, non è che voglio essere per carità un ipocrita, però sono molto contento perché abbiamo dato tutto quello che avevamo da dare, indifferentemente dal primo all'ultimo, anche sul 4-0 sotto abbiamo continuato a giocare con intensità, con cattiveria, con poca qualità perché comunque non l'abbiamo, però abbiamo dato tutto, quindi è onore comunque ai miei ragazzi. E noi ancora una volta rinnoviamo i complimenti e facciamo un in bocca al lupo per magari annate migliori. Sì.